pensano solo alle macchine. Spesso gli stop sono fatti oltre la pista ciclabile, oltre le strisce pedonali. La macchina si dovrebbe fermare prima nelle strisce pedonali, prima di incrociare l'eventuale pista ciclabile. Tutti i piccoli accorgimenti semplici, ma che aiutano molto la sicurezza delle nostre strade. Altra cosa che studieremo è l'introduzione delle aree 30, sulle quali con limiti fisici, in modo che le macchine siano obbligate ad andare un po' più piano nei punti in cui nei punti più sensibili della città. Scusate se aggiungo una piccola cosa, partendo dalla premessa che ovviamente l'educazione stradale deve riguardare sia ciclisti che automobilisti. L'idea di ridisegnare il piano della viabilità è proprio in quell'ottica, sia per smaltire il traffico sulle vie che adesso comunque sono impercorribili in determinati orari, sia anche potenziando il trasporto pubblico, farebbe anche già diminuire quello che è il trasporto privato, quindi renderebbe già più sicuro comunque circolare in bicicletta. Certo, trasformare... cioè, abbiamo tutti ben presente come è strutturata Cinisello, non si è sviluppata in un modo razionale e organico anche da un punto di vista delle strade così come sono disegnate, quindi alcune sono troppo strette, altre effettivamente sono larghe a sufficienza per poter inserire delle piste ciclabili. È proprio in quest'ottica che il punto di partenza è proprio ridisegnare il piano del traffico. Allora, aggiungo un'altra cosa, anche non dimentichiamoci che la nostra città in questo momento e nel prossimo futuro sarà campo di cambiamenti enormi con l'arrivo della metropolitana dietro l'Auschwitz, diciamo così, a Bettola, con l'arrivo che c'è già stato in Bignami che poi continuerà verso Milano, quindi studiare una circolazione sia automobilistica sia ciclistica tenendo presente anche questi nuovi punti della città che prima non c'erano e quindi per portare una mobilità dolce e sostenibile verso questi punti. Quindi c'è un cambiamento di pensiero e un ampliamento di questa rete. C'è la domanda in fondo. Ciao, sono Pietro, io penso che in parte avete già risposto a quello che comunque vorrei chiedere, che era inerente allo sfruttamento del suolo pubblico ad oggi, diciamo così, dato a verde e parte utilizzato, parlo in particolar modo della zona della ex omocultura, che poi è stato appena ricordato che da quelle parti poi verrà creata la nuova metropolitana rossa. In parte avete già risposto, però non so se volete aggiungere, se c'è qualcosa da aggiungere, capire come appunto si affronterà il tema di sfruttamento suolo pubblico. Sì, allora l'idea è anche lì di bloccare l'attuale PGT che è stato approvato e non ancora adottato. Il PGT è il piano di governo del territorio, è quello che stabilisce il cubatore di costruzione, le volumetrie e le zone dove si può costruire. Io vorrei tanto attuare, ne abbiamo parlato un po' anche in sede di gruppo, un progetto di variante come è stato adottato ad Esio. Ad Esio appunto è stata bloccata quella che era la cementificazione selvaggia. La variante prevede la riqualificazione dell'esistente e un'implementazione anche del verde, proprio per rendere più vivibile la città. Quindi sarà da studiare comunque con l'ufficio tecnico comunale perché le risorse interne le ha in capacità e interfacciarsi magari già anche con Desio, che è una realtà che già sta attuando questo tipo di progetto, per poterlo poi collocare in Cinisello. Una curiosità, come ogni volta che vengono proposti progetti nuovi per Cinisello, vedi appunto adesso il centro
palazzi, a posto, dopo cultori. Quello che viene sempre propinato, che è stato sempre detto nelle amministrazioni precedenti, è questo, che grazie a un investimento privato, grazie a questo investimento privato, il comune può avere risorse per creare servizi al cittadino. Mi domando quali possono essere le alternative per portare a casa, mette in parole povere, dei soldi per poter fare riciclabili piuttosto che altro. Sì, allora, innanzitutto preciso, i nostri parchi comunali sono, se non mi sbaglio, asserrati come servizi, neanche come area verde. Ed è questo che ha spinto l'amministrazione fino adesso a dire io cementifico metà parco della Costituzione, ma in realtà non sto consumando suolo, perché è quello già qualificato come area servizi. Quindi innanzitutto comunque saranno da rendere aree verdi i parchi, oltre a implementarle, quindi rendere anche agricole le aree del Corno Torto che ricadono nel nostro ambito comunale. L'idea è di creare anche un apposito ufficio bandi in comune, in modo che possa reperire le risorse economiche a livello regionale, nazionale ed europeo. E un'altra idea che vorremmo verificare se possibile è anche l'adesione al patto dei sindaci, che è un progetto a livello europeo che permette il finanziamento di progetti da realizzare proprio nei comuni, con finanziamenti europei, quindi comunque agevolati. Poi il project financing in realtà è un sistema che utilizza il comune per realizzare una qualcosa non avendo i fondi interni. Però ci possono essere le alternative ed è nostra intenzione anche a sfruttare queste altre possibilità di reperire fondi per realizzare dei progetti concreti. Ovviamente prima di calare qualcosa la nostra intenzione è stabilire con la cittadinanza se quella è una priorità, come deve essere realizzata e dove deve essere realizzata con il Cinisello Balsamo. Risposta esaustiva al massimo, perché il problema è che la gente si chiede sempre, vabbè, ma se il privato non fa e non mette i soldi, chi li mette, dove li va a prendere? Giustamente ci sono tutta una serie di cose che magari hai più, queste cose non vengono in mente, questi fondi devono andare per io. Grazie. E soprattutto anche un'altra cosa, il pensiero delle ultime amministrazioni è costruire qualcosa di pubblico su aree pubbliche, senza tener conto assolutamente di tutte quelle aree dismesse e inutilizzate, sia pubbliche sia private, dove è possibile creare questi servizi che la cittadinanza chiede. Ora il centro natatorio, il centro benessere, era una richiesta di 10-12 anni fa forse. Hanno utilizzato dei dati di 12 anni fa per far vedere che c'era bisogno. L'aberrazione non è tanto il fatto del servizio in sé per sé, l'aberrazione è il fatto di togliere dello spazio pubblico, quindi mio, suo, tuo e anche suo, senza dire nulla alla popolazione e presentando il progetto, non presentando una discussione, presentando un progetto. E sappiamo benissimo che a Cinisello queste cose le puoi fare su un milione di aree dismesse, su un altro milione di aree che 15 anni fa erano state create per fare il villaggio dello sport e sono diventate praticamente la seconda sede come si chiama quello di Milano? Dell'area Portello. È diventata l'area Portello, l'hanno trasformata da Milano, l'hanno portata qui e la cittadella dello sport nell'ovocoltura è sparita come idea. È sparita come idea e magicamente sorge una piscina, un centro benessere in un parco pubblico mio, tuo, suo. Ma noi siamo amministratori. Si chiamano elezioni amministrative. Con che coraggio io mi metto a costruire una cosa su un terreno che non è mio? Il vostro amministratore di casa rifà il tetto senza chiedervelo? Non penso.
Perché un'amministrazione allora deve costruire su un'area che non è sua, ma che gestisce, non sua? L'aberrazione è questa. Sì, siccome ci sono già molti fondi a disposizione per il sociale, forse è sfuggito. Gli uffici comunali dovrebbero venire trasferiti qui, la polizia di Agorchi andrà dove ci sono gli uffici comunali e la spesa per adattare a uffici la Villa Ghirlanda è sugli 800.000-900.000 euro di intervento. Per il consiglio, scusate, quindi forse in questo momento quei fondi possono essere utilizzati per altre priorità che non essere spese in questo modo. Soprattutto perché se voi siete mai andati a vedere un consiglio comunale ultimamente, non sono proprio seduti per terra, è una bellissima aula consigliare, comoda, a parte le registrazioni, come si chiama, la messa in streaming anche funzionante, non vedo perché bisogna fare un discorso del genere, spendere questi soldi, questa quantità di soldi per portare il consiglio comunale qui. Non... Da lì a qui. Per l'amor di Dio, cioè, è vero che ormai a 70.000 abitanti abbiamo una storia da tenerci, però voglio dire, questa è una sala dove si possono fare queste cose, dove... voi pensate a tutto quello che deve succedere qua dentro per modificarla e per portarla a fare un'aula consigliare. La uccidi, te la tuvi. Bello. Assurdo proprio. 800-900.000 euro. È una spesa inutile. È una spesa inutile. 800-900.000 euro che potrebbero essere usati per mille altre cose che la cittadinanza ha più bisogno, molto più bisogno. Volevo sapere, dal punto di vista legale e amministrativo, questo progetto del trasferimento qui della sala consigliare, il progetto del centro natatorio, quelle cose lì, a che punto sono e se sono troppo avanti, nel senso che ci sono state già delibere, cose varie, cosa si può fare per bloccarle? Allora, per quanto riguarda l'impianto del centro benessere, il comune ha predisposto il progetto, ma non ha ancora pubblicato il bando. Il sindaco uscente ha lasciato la patata bollente alla nuova amministrazione, anche perché la polemica che era scoppiata per la raccolta delle firme per bloccare quel tipo di progetto in quell'area, anche grazie al nostro intervento, perché siamo stati noi comunque a informare quantomeno la cittadinanza della zona di quello che stava per accadere, l'ha bloccato, cioè non è ancora stato promulgato il bando, quindi non è stato fatto niente, quindi si tratta semplicemente di accantonarlo. Poi discutiamo, noi non siamo contro la realizzazione di una nuova piscina, non in quell'area, non delle dimensioni di quel centro benessere privato. Se effettivamente Cinisello ha bisogno di una piscina, magari di una piscina scoperta, perché si faceva questo discorso, soprattutto adesso con le difficoltà economiche, quindi le famiglie hanno meno possibilità di trascorrere le vacanze in una località di villeggiatura, quindi comunque dare un punto alle famiglie per trascorrere comunque qualche giorno di frescura qui a Cinisello, possiamo tranquillamente parlarne, possiamo studiare effettivamente che tipo di piscina fare e dove farlo. Per quanto riguarda invece il trasferimento, lascio la parola a chi ha studiato questo argomento. Allora, no, per quanto riguarda la piscina, fondamentalmente è stato messo, il centro benessere è stato inserito come all'interno del PGT. Quindi quello che è stato fatto passare come lasciamo la patata bollente, lasciamo decidere alla nuova amministrazione quello che c'è da fare, quello che si farà,
è in realtà legata anche a dei tempi tecnici da rispettare. Quindi una volta che il PGT è stato approvato, non adottato, non approvato, ci sono dei tempi tecnici dove la popolazione può fare, le varie popolazioni o associazioni o chi che sia possono fare delle osservazioni. Quindi il bando non è stato pubblicato perché in realtà non è stato ancora approvato ciò che era stato scritto nel PGT. Per quanto riguarda invece lo spostamento della sede comunale, della sede del consiglio da dove adesso in questa sede, è stato stanziato un finanziamento, se non sbaglio, di 350.000 o 400.000 euro per quanto riguarda lo studio di fattibilità di questo. Attenzione, quasi tutte consulenze esterne. Quindi probabilmente, se non mi ricordo male, deve essere stato o l'ultimo o il penultimo atto della giunta prima di chiudere i battenti. Sì, ne hanno adottate diverse a raffica negli ultimi giorni prima che diventassero effettive le dimissioni della signora Gasparini. Quindi praticamente ci ritroviamo con 400.000 euro stanziati per vedere se si può portare qui, che solo l'idea è vera. Comunque la facciano fondamentalmente. Un conto è essere stanziati, un conto è essere pagati. Possiamo ancora fare qualcosa se riusciamo. Prego signora. Sono Flavia. Il motivo di spostare il consiglio comunale da là a qua, perché? Ce lo dica lei. Allora, cioè, che senso ha? Dunque, in realtà è un discorso un po' complesso, riguarda le acquisizioni dell'area, di alcune aree del Brugno Torto, per cui deve essere dato in compensazione da parte del comune delle aree di un valore equivalente o superiore edificatorio, per cui nell'ex Home Village vanno a costruire e dove c'è adesso l'attuale comando della polizia locale, quindi via Gotti, come tutti ben sapete, anche quell'area verrebbe data in compensazione, per cui i vigili non potrebbero più stare lì, per cui spostano gli uffici, i vigili e gli uffici comunali, e a parte degli uffici comunali verrebbero trasferiti in villa, anche considerato che poi al piano terra non c'è più la biblioteca che si è trasferita a Bertini. È un dispendio di denaro, ma non è più logico, se proprio vogliono proporre una cosa del genere, il consiglio comunale sta là e la polizia viene qua? No? Signora, questa è una domanda che dovrebbe fare l'ex sindaco. Perché? No, siamo d'accordo che è un gioco delle tre carte, sposto di qui, sposto di là, ma tutto è generato dal nuovo PGT. Siccome danno anche degli indici oltretutto di edificazione superiori, tra le altre cose, se voi volete togliervi l'ospizio, andate a leggere il progetto del PGT che è pubblicato sul sito comunale, andate a vedere lo scempio. E quello che fa solamente un inciso è il prodotto della mala politica, ovviamente, perché io vengo eletto, me ne frego di voi e inizio a pensare come avremo questa città. Per cui, per fare due numeri solamente, il consiglio comunale, piuttosto che usare il wireless, quindi il collegamento senza fili, due anni fa ha deciso di spendere 700.000 euro per fare il cablaggio di alcune scuole cittadine, stendere giù tutti i cavi sottoterra e quindi utilizzare un sistema vecchio, che è quello di fare i buchi sottoterra, e quindi con costi che sono 10 volte superiori a quelli che sono in voga oggi, che sono i collegamenti, diciamo, aria lo spostamento per il Consiglio Comunale con Villa Ghirlanda, sono altri 800.000 buttati via, che ingrassano solo gli amici degli amici. E se non andiamo a vedere, noi tutti però, non solo noi, ma insieme, andiamo a fare quel bilancio partecipato che vogliamo, andremo a costruire insieme proprio la maggiore attenzione che eviterà questi sprechi, perché spendiamo 90.000 euro all'anno di lumini votivi.
euro all'anno. Illumini con i votini. Ci sono dei costi. Le case di via Mozart, alcuni cittadini ci hanno detto che gli hanno fatto pagare delle spese enormi che poi vengono rimborsate. Ci sono, diciamo, il personale del comune non sa leggere i dati delle caldaie che hanno installato nelle case popolari. Se noi andiamo a vedere il bilancio, ci accorgiamo che quei 100 milioni di euro possono produrre con una spesa oculata e partecipata, quindi decidiamo insieme noi le risorse da investire e dove investirle. Se noi andiamo a vedere quei 100 milioni di euro, li troviamo veramente un bel po' di soldi. Se noi eliminiamo le consulenze degli avvocati, andate a vedervi la voce quanto incide le consulenze degli avvocati. Ci sono una marea di contenziosi con tutto il mondo e forse anche l'universo. Spendiamo centinaia e centinaia di migliaia di euro di contenzioni, in continuazione, e li teniamo a galla come sul rogno torto, 7 volte ragione all'amministrazione comunale, e stanno ancora cercando di trovare delle tresche di accordo con la proprietà che abitava in questo palazzo e che adesso invece ha un immobiliare proprietario di quei terreni. Quindi tutte queste situazioni, se insieme noi andremo ad analizzarle e insieme decideremo dove investire i nostri soldi, troveremo le case per l'edilizia popolare, troveremo le case per per l'edilizia popolare e i soldi per acquisire le aree che oggi invece sono oggetto di speculazione. Domandatevi perché Cinisello Balsamo è così cementificata. Solo perché i soldi servivano al comune per dare servizi che servivano a noi, costruire. Abbiamo consumato il 70% siamo arrivati al 74% di cementificazione del territorio. È normale o no questo? Vorremmo deciderlo insieme, perché oltre il 50% il processo è irreversibile, noi siamo arrivati al 74%. Quindi se non c'è la partecipazione vostra, nostra, insieme, sulla gestione della cosa pubblica, cosa lasciamo ai figli, ai nipoti? Lasciamo veramente solo inquinamento. Ragionate in forma ampia. A Cinisello Balsamo passano oltre 200.000 macchine al giorno. Romonza, la tangenzialina nord, l'autostrada Milano-Venezia sulla quale verrà allargata la quarta corsia, e il Fulvio Testi. Qualcuno vi ha mai detto quali sono gli effetti sulla nostra salute di questa massa di 200.000 veicoli al giorno? Qualcuno ha mai interessato per fare uno screening in appoggio all'ASL? Queste cose qui noi non le percepiamo, non le crediamo di vivere in un ambiente che è ricco di verde. Abbiamo il Parco Nord, abbiamo il futuro Parco del Puglio Torto. La realtà è molto peggiore di quella che noi immaginiamo e percepiamo. Il nostro lavoro sarà quello di riuscire a dare consapevolezza a tutti noi che siamo in una camera a gas, siamo in una città ultra cementificata, tra le più cementificate d'Italia. E non possiamo dire ma è normale, no, la normalità non esiste, noi dobbiamo invertire un processo. E questa è la scommessa che tentiamo di fare noi con le nostre debolezze, perché non siamo dei professionisti, lo sapete anche voi, io ho avuto un po' più di esperienza di loro, perché ho gestito questa città in passato, di conseguenza ho più, diciamo, capacità di lettura, però la scommessa è partecipare. Come facciamo a partecipare in 75.000 alla gestione della cosa pubblica? Quindi la scommessa è proprio questa, dobbiamo creare insieme un'inversione di tendenza. Il politico deve chiedere a noi, come diceva prima Alessandra, prima di arrivare in Consiglio Comunale a fare le decisioni se fare o non fare. Quindi le delibere di Consiglio Comunale, prima di essere discusse in Consiglio, devono essere discusse in città, nei consigli territoriali, nelle vecchie circoscrizioni. Noi dobbiamo dare il mandato a chi ci rappresenta, la politica, di fare certe cose e di non farne certe altre. Quindi, diciamo, se voi avete compreso questo passaggio, sarà l'inversione di tendenza che potrà cambiare il nostro futuro. Però abbiamo bisogno della coralità, dei singoli, delle associazioni, di tutti noi. Se no questo processo qui non si farà, avremo sempre il politico intelligente o la politica intelligente che verrà a dirci quello che sarà il nostro bene, il nostro futuro, e quando sarò vecchietto io e voi magari staremo un po' peggio, ecco. Ho fatto due domande. Una,
Monticello, che sono andate via quasi tutte, anche per usare vari e poi l'altro per il lavoro, se sì, possiamo andare così da due aziende e pagare male anche l'affitto basso, perché a buon prezzo arrivano anche più soldi in comune, anche da questo punto di vista. Allora, da questo punto di vista ci stiamo già muovendo, nel senso che abbiamo già cominciato a distribuire presso i commercianti, coloro che hanno attività economiche, un questionario per chiedere suggerimenti di cosa loro hanno effettivamente bisogno. Una volta realizzati i risultati faremo già un incontro per trovare un progetto comune e condiviso che sia effettivamente efficace per loro. Dopodiché, ribadisco, c'è la possibilità, ci sono bandi, fondi europei a cui è possibile accedere per realizzare determinati progetti. Quindi una volta che effettivamente il commerciante, piuttosto che il piccolo imprenditore, mi delinea che ha bisogno di determinate cose, possiamo elaborare dei progetti e tentare di accedere a questi ulteriori fondi, perché purtroppo il Comune ha le mani legate dal patto di stabilità. E il patto di stabilità non è qualcosa di astratto, purtroppo prevede un criterio di calcolo delle somme che possono essere utilizzate per fornire i servizi. Se il comune non rispetta questa somma deve pagare innanzitutto una sanzione che pari all'importo per cui è splafonato da quella somma e si deve ridurre anche le possibilità di investimento per gli anni successivi. Quindi significa che ancora meno risorse da investire sui servizi che sono già scarsi a questo punto. Quindi l'idea è proprio di creare questo ufficio bandi per accedere a tutte queste forme di finanziamento esterne e ultronee rispetto alle risorse comunali. E poi faccio anche un altro punto di vista, cioè nel senso, visto che molte aziende nostre sono andate via, magari che me ne arriva un altro, o magari avete fatto un sondaggio per vedere i motivi come vai, molti sono andate via. Se per non c'è lavoro o meno affetto vocale. Allora, stiamo raccogliendo questi dati proprio con questo questionario, quindi nel momento in cui avremo raccolto tutti i questionari potremo elaborare e a quel punto faremo l'incontro e renderemo pubblici i dati. E invece sono assolutamente in mente. Avete bisogno anche fare i vari referendum, cioè fare cose che volete fare, volete abrogare, approvare, in modo di coinvolgere i cittadini. Il referendum, certo, quello è uno degli strumenti di partecipazione della cittadinanza, quindi applicazione e sistemazione di quelli che sono il regolamento degli istituti partecipativi della cittadinanza. Poi appunto ci sarà per la materia del lavoro commerciante un apposito sportello, dei punti di ascolto fisici e anche punti di ascolto online per chi ha le capacità e i mezzi tecnologici. Quindi comunque, come abbiamo già avuto modo di ribadire più volte, per noi è fondamentale l'ascolto, perché non possiamo realizzare dei progetti che effettivamente non siano sentiti come utili dalla cittadinanza. Cioè noi siamo come voi, siamo dei cittadini comuni, saremo i vostri rappresentanti. Ma se sono il vostro rappresentante devo effettivamente portare avanti le vostre idee, quindi dovete essere voi a dirmi quali sono le priorità e come soddisfare quelle priorità comunque nei limiti poi imposti dalla legge, ovviamente. Le soluzioni tecniche poi possiamo trovarle.